Incastonate come zirconi nel più prezioso monile, si trovano racchiuse qui le più nobili tipicità del territorio. Lunghe distese di profumate pinete autoctone e floride colline che, accarezzate dal vento, diradano dolcemente verso spiagge bianche finissime. Una terra al tempo stesso aspra e generosa, quella di Sant'Anna Resi, che scalfisce l'indole dei suoi abitanti. Fieri e orgogliosi come gli avi dei nuraghi, ma anche ospitali e autentici verso i visitatori della propria madre terra. Si trova sul versante sud-occidentale della Sardegna, nella provincia di Carbonia Iglesias, tra i comuni di Teulada e Masainas. Poco più di 2.700 abitanti destinati ad aumentare in maniera esponenziale durante la stagione turistica. Deve la prima parte del suo toponimo alla santa a cui la chiesa antica e quella moderna, una accanto all'altra, sono state dedicate. Arresi, che in sardo antico significa volpe, è anche il nome del nuraghe attancato, una torre a nord, una a sud e cortile al centro, che impavido resiste al tempo scortato dai due edifici religiosi nella suggestiva piazza del nuraghe, teatro di manifestazioni culturali e di spettacolo di rilevanza mondiale. Testimonia la presenza dell'uomo fin dall'antichità assieme a un altro nuraghe più complesso denominato Koigasu, pochi chilometri oltre il centro abitato. Ancora la fonte nuragica, le tombe dei giganti, nuraghe sarri e numerosi altri monoliti sparsi nel territorio comunale. Tutte testimonianze che affermano la presenza dell'uomo fin dall'età del bronzo, rafforzate dal ritrovamento di tracce fenice, puniche e romane. L'attuale area urbana restò tuttavia disabitata per diversi secoli fino a quando il cessato pericolo di invasioni barbariche convinse i pastori della zona a ripopolare il colle. Edificarono la chiesetta di Sant'Anna agli inizi del 1800 e attorno ad essa le proprie abitazioni. L'indiscutibile fascino di Sant'Anna Resi risiede però soprattutto nel suo territorio extraurbano. I monti, sebbene di modesta altitudine, dominano la vista sul versante est del comune sulcitano. Nuraghe Giara, Punta Cuzza, Monte Sularenzu e Monte Sira scrutano dall'alto gli esigui torrenti Rio Gutturus Aidu, Rio Perdaiola e Rio Fonnesu che sfociano nel sottostante sistema di stagni. Foggi, Isbrebeis, Maestrale, i tre siti d'acqua interna possiedono una superficie così estesa da conferire a Sant'Anna Resi il terzo posto per zone umide in Sardegna, dopo lo stagno di Cabras e quello cagliaritano di Molentargius. Impiego principale fin dal Medioevo fu l'estrazione del sale, mutato col tempo in itticoltura. Barriere naturali di giunco e salicornia emergono qua e là in superficie, lasciandosi cullare dalla leggera brezza salmastra. A fare capolino tra le acque di queste lagune sono straordinarie specie di avifauna, come il fenicottero rosa, la vocetta, la garzetta, l'airone cenerino, lo svasso maggiore, il cormorano, diversi limicoli, il porciglione e il rarissimo gufo della palude. Tutto intorno si avvolge in un etereo silenzio rotto appena dallo scrosciare incessante delle onde. Collegato agli stagni da un canale per l'approdo e l'ormeggio delle barche, sbuffa e si ritrae il mare di Portopino, primo scalo marittimo di Fenici e Punici e poi centro mercantile in epoca romana. Oggi invece è una frazione di Sant'Anna Resi abitata tutto l'anno e una delle località turistiche più apprezzate della costa sud-occidentale sarda. Vanta un incantevole tratto di mare lungo 4 chilometri. Da un lato delimitata dal canale e da un vecchio molo è la cosiddetta prima spiaggia, 600 metri circa di sabbia finissima e compatta, uno specchio d'acqua di rara trasparenza e attrezzati servizi per il relax e lo sport dei bagnanti conferiscono a tale tratto il primato in presenza di turisti. Una spiaggia di sabbia soffice e bianchissima, talvolta impreziosita da riflessi rossastri per il corallo sulla battigia, battuta dai venti e selvaggia, risponde al nome di seconda spiaggia.
di rara bellezza si presentano inoltre alte dune di sabbia dall'incantevole suggestione. Sulla cima una fitta macchia di ginepro coccolone ne colora armoniosamente i contorni assieme all'eringio marino, l'euforbia e lo sparto. Di indiscussa suggestione appare la vista del litorale al tramonto, quando le ultime scintille di luce accendono di rosso i rami secchi dei ginepri forgiati dal vento e levigati dalla sabbia. Poco a destra delle spiagge è tuttora visitabile la batteria antinave intitolata l'ammiraglio Candiani, usata nella Seconda Guerra Mondiale, che dà il nome alla zona. Si tratta di un sistema di bunker sotterranei, trincee e piazzole di tiro che un tempo ospitavano 5 pezzi di grosso calibro. Retrostante al litorale, invece, si adagia l'ampio promontorio di Porto Pino Candiani. Note di pino d'Aleppo, unico in tutto il Mediterraneo, magistralmente accostate a quelle di quercia spinose, cisto e rosmarino, compongono una sinfonia di profumi aggressiva e seducente, pregnante di tutte le emozioni che la pineta suggerisce. La folta striscia di arbusti prosegue con Porto Pineto, altra località turistica di Sant'Anarresi, che dirada anch'essa su incantevoli calette di sabbia bianca e rocce basse. Alture verdi e azzurro mare, connubio perfetto che racchiude in sé la storia di questi paesaggi, la cultura e le tradizioni. Come quella vitivinicola che su queste valli a ridosso delle scogliere, riparate dal maestrale, trova la sua più fulgida locazione. Dalla costa alla Pineta fino ai pendii che lambiscono Monte Sarri, la terra brulica di vigneti ordinatamente posti a cordone speronato o ad alberello a seconda delle diverse condizioni ed esposizioni del terreno. Il famoso Carignano del Sulcis e il pregiato Vermentino di Sant'Anarresi risiedono qui. Quest'ultimo in particolare è l'opale prodotto dalla Cantina Mesa, immersa nella macchia mediterranea di Portopino e insignito di denominazione di origine controllata per le sue pregiate qualità organolettiche. È un vino prodotto da uve Vermentino in purezza, gran parte delle quali viene affinata in acciaio, mentre il resto subisce una macerazione sulle bucce e un affinamento in barrique. Assieme alla Corsica, alla provincia di La Spezia, a quella di Livorno, al comune di Castagneto Carducci e al comune di Castelnuovo Magra, capofila del progetto, fa parte dell'ambizioso progetto Vertourmer. L'obiettivo è quello di valorizzare il vino vermentino e il relativo territorio, anche attraverso convegni, dibattiti e mostre, nell'ottica della promozione enogastronomica delle terre dove il vitigno è storicamente presente. Della degustazione del buon vino locale di ottimi prodotti ittici si può godere anche nelle caratteristiche sagre, che specie nei mesi estivi allietano le serate di abitanti e vacanzieri. Altra attrattiva turistica del territorio, questa volta nella centralissima piazza del Nuraghe, ma soprattutto momento artistico di portata internazionale, è il festival ai confini tra Sardegna e jazz, tra agosto e settembre, frequentato dai più grandi musicisti della scena mondiale. La festa principale, però, quella più sentita dagli arresini, si celebra a ridosso dell'ultima domenica di luglio, attraverso una tradizionale processione in cui la statua è accompagnata dai gruppi folcloristici provenienti dai paesi vicini. È intitolata a Sant'Anna, la santa patrona del paese, quella più venerata, la santa da cui l'intera storia del suo centro abitato partì.